Al Madre si sta facendo un lavoro eccezionale, abbiamo delle mostre bellissime, Ugo Marano, ci sarà Pietro Rista, ci sarà Bianca Menna, avremo queste rassegne in collegamento anche con la Biennale di Venezia, con Vienna, con Berlino, quindi mantenendo un carattere di internazionalizzazione per l'attività del Madre. Siamo veramente orgogliosi, anche perché l'anno prossimo si completa l'ecosistema digitale messo in campo dalla Regione Campania, cioè una piattaforma digitale nella quale si raccoglie tutto quello che è cultura nella Regione Campania, nel passato, nel presente e per il futuro. Quindi l'ecosistema digitale è pronto, e a che punto è invece l'acquisizione del nuovo immobile che raddoppierà gli spazi del Madre? Siamo pronti, abbiamo avanzato la nostra richiesta per acquisire questo immobile, attendiamo che si svegli il governo nazionale, perché questi finanziamenti sono legati allo sblocco dei fondi sviluppo e coesione, per i quali ad oggi il governo ha fatto accordi con tutte le regioni del nord, meno che con il sud, che è il destinatario dei fondi sviluppo e coesione. Un'altra follia di questo governo, ma insomma, prima o poi, mese prima, mese dopo, arriveranno anche queste risorse e amplieremo anche il Madre. Posso fare una domanda personale, ma quanto piace a Vincenzo Di Luca l'arte contemporanea? Ci devo mettere un po' di tempo, alcune cose mi colpiscono e mi intrigano subito, altre cose devo metabolizzarle, devo dirvi sinceramente, però devo dire che ho affinato anche una sensibilità in relazione all'arte contemporanea, non ce l'avevo, ma ho imparato anche questo.